tutto pronto per il calcio d'inizio di questa partita. Sarà il Cagliari a toccare per primo il pallone in questo match. Arriva Lella sul pallone, fuori verso Gagliano, prova a rientrare, la gioca centralmente dove c'è la Dinetti che calcia. Pozzer non rischia la presa e mette in angolo. Parte il cross di Ladinetti, palla attesa, secondo palo, arriva lo stacco di Carboni. Lancio lungo in avanti con il colpo di testa. A servire la sponda per Doratiotto che si coordina bene in girata. Riesce a spazzare l'Inter con Mulattieri che prova ad arrivare sul rimbalzo, poi si aggancia con Carboni. L'arbitro dice che per il primo tempo può bastare anche così. Ci aspettiamo di più, molto di più nel secondo tempo. Meno errori, più qualità. Parte Ballabio dentro l'area di rigore, una mischia. Palla che rimane lì, la botta di controbalzo proprio di Mulattieri. E Inter che passa in vantaggio al sesto minuto del secondo tempo. Inter avanti grazie al gol di Mulattieri con questa doppia mischia. Vergani controlla male, la lascia lì però a Mulattieri. Colpo di testa di Vergani, cercare Mulattieri, va in pressione su Boccia, la recupera, calcia, la palla si spegne sul fondo. Vergani si gira, Vergani guarda la porta, vuole calciare sinistro in diagonale che non trova la porta. Rischia l'arbitro, parte Burgio, palla fuori, Roric dentro, la palla passa, Antube sotto porta, gli arriva addosso e a quel punto la palla entra, superato Daga e 2-0 per l'Inter a 2 minuti dal 90esimo. Gol fortunoso che però chiude la partita, cross di Roric, va a vuoto Carboni, Antube a quel punto se la ritrova lì, riesce a battere Daga, Daga. Pronto al rinvio lungo. Cercare Doratiotto. La palla rimbalza a strano e Pozzer riesce a tenerla fuori dalla porta. Demirovic, ancora Ballabio. Gianelli, sta arrivando Grassini. Gianelli guarda la porta. Calcia! Non rischia la presa Daga. L'arbitro dice che basta così. L'Inter vince 2-0 contro il Cagliari ad Alto Pascio nella seconda giornata della Viareggio Cup. Mulattieri e Ntube decidono il match e nell'ultima giornata all'Inter basterà un pareggio contro gli australiani dell'Appia Leichhardt per passare il turno.